messaggero dei mafiosi, avrebbe fatto da tramite tra il boss Domenico Raccuglia e le famiglie di San Giuseppe Iato e Altofonte. Confiscata un'azienda edile dal valore di 4 milioni e mezzo di euro, riconducibile ad Andrea Di Matteo, arrestato nel 2010 ma assolto in appello dall'accusa di associazione mafiosa. L'inchiesta vola da Roma a Napoli e da Napoli a Palermo. Il caso Consip atterra sul capoluogo siciliano. Nelle indagini anche un filone palermitano sull'appalto da quasi 9 milioni di euro per le pulizie dell'aeroporto Falcone Borsellino. Dati rilevanti nelle intercettazioni di Alfredo Romeo. Rinuncia all'inganno, lascia l'incarico in cabina di regia affidatogli dal governatore Crocetta perché ad oggi nulla si è mosso. Il 38enne Giovanni Cupidi, disabile di Miss Ilmeri, torna a lottare a fianco dei suoi compagni. Isolati dal vento, alberi abbattuti, cartelloni divelti e collegamenti con le isole minori interrotti. La Sicilia si risveglia sotto una tempesta di disagi e danni causati dal maltempo. L'allerta arancione dovrebbe durare fino a domani sera. Why not? Paul Baccagnini si presenta ai tifosi come nuovo presidente del Palermo, accompagnato dall'ormai ex presidente Zamparini, che farà il consigliere sportivo. Baccagnini ha puntato dritto su centro sportivo e nuovo stadio. Puntiamo a rendere orgogliosi i palermitani, le sue prime parole. E bentrovati amici telespettatori a questo nuovo appuntamento con la nostra informazione. Questi nostri titoli apriamo subito con la cronaca. Confiscata un'azienda edile di Altofonte riconducibile ad Andrea Di Matteo. L'uomo era stato arrestato nel 2010 con l'accusa di aver fatto parte della famiglia mafiosa di San Giuseppe Iato Altofonte. Di Matteo avrebbe fatto da tramite tra i componenti del clan e il boss Domenico Raccuglia. Ce ne parla Gaia Di Giorgio. Era stata intestata un prestanome, ma la società Nuseco SRL, Nuova Scavi e Costruzioni di Altofonte, perfettamente riconducibile ad Andrea Di Matteo, è stata confiscata dai finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo. Il valore ammonta a circa 4 milioni e mezzo di euro. Il provvedimento è stato disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale e gli accertamenti erano già scattati nel 2014. Di Matteo era stato arrestato nel 2010 con l'accusa di aver fatto parte della famiglia mafiosa di San Giuseppe Iato Altofonte. Nello specifico avrebbe rivestito il ruolo di messo, facendo da tramite per la trasmissione di messaggi tra i componenti del clan e il latitante Domenico Raccuglia. A lui, secondo la Guardia di Finanza, avrebbe inoltre fornito denaro e ospitalità. Anche se assolto in appello dall'accusa di associazione mafiosa, è emerso come Di Matteo avesse svolto il ruolo di tramite con il capo mafia Domenico Raccuglia e di collettore delle estorsioni ad Altofonte. A sorreggere la sentenza della Corte d'Appello, i colloqui intercettati tra lui e alcuni imprenditori e le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Michelangelo Camarda, Giuseppe La Rosa, Nicolò Lazio e Domenico La Barbera. Scatta il pignoramento dei beni per Massimo Ciancimino. Il provvedimento è scattato in seguito alla condanna per calunnia. Ciancimino aveva sostenuto che un ex agente dell'AISI, Rosario Piraino, era un emissario del misterioso signor Franco e che era andato a casa sua, a Bologna, a minacciarlo per fargli ritrattare le accuse agli uomini delle istituzioni coinvolte nella vicenda. Secondo il giudice Michele Ruvolo, sarebbe tutto falso, disposto dunque un risarcimento da 50.000 euro in favore di Piraino. Gli ufficiali giudiziari, una volta nell'abitazione del figlio di Don Vito, a pochi passi dal teatro Politeama, hanno pignorato mobili, quadri, televisori, orologi, gioielli e altri oggetti di valore. E torniamo a parlare di Khadga Shabbi, condannata ad 1 anno e 8 mesi per istigazione a commettere reati di terrorismo e trasferita nel CIE di Ponte Galeria a Roma, dove ha richiesto il riconoscimento dello status di rifugiata, ora chiede la protezione internazionale. Khadga Shabbi, la ricercatrice libica dell'Università di Palermo, arrestata nel dicembre 2015, chiede asilo politico perché nel suo paese c'è la guerra civile. Il giudice monocratico di Roma, in attesa della decisione della Commissione, ha comunque deciso di non lasciarla libera trattenendola al CIE. La procura aveva condannato la condanna a 4 anni. Il GUP non ha riconosciuto l'aggravante della transnazionalità, riducendo la pena e disponendo la scarcerazione. E cambiamo argomento, emerge un filone palermitano nell'inchiesta Consip che ha visto finire in manette l'imprenditore napoletano Alfredo Romeo, accusato di corruzione. Le intercettazioni tra Romeo e il parlamentare Italo Bocchino tirerebbero in ballo i vertici della GESAP. Vediamo.
da Napoli a Roma per approdare infine a Palermo. Nel grande libro dell'inchiesta Consip spunta un capitolo tutto palermitano che coinvolgerebbe gli assetti passati e presenti della GESAP, la società di gestione dell'aeroporto Falcone Borsellino. Tra gli interessi dell'imprenditore napoletano Alfredo Romeo, arrestato con l'accusa di corruzione, ci sarebbe stato l'appalto da quasi 9 milioni di euro per le pulizie dello scalo di Punta Raisi. Dalle intercettazioni i PM hanno tratto abbastanza informazioni da supporre che gli altri soggetti di rilievo nel consesso della gara in esame stavano dando una mano alla compagine imprenditoriale di Romeo. Ma quell'appalto, stando alle dichiarazioni del presidente della GESAP, Fabio Giambrone, non è stato mai firmato, nonostante nell'aprile 2016 la Romeo Gestioni si fosse aggiudicata la commessa, in quanto l'offerta si era rivelata la più economicamente vantaggiosa tra le 17 presentate. Agli atti dell'inchiesta dei PM napoletani Celeste Carrano ed Henry John Woodcock ci sarebbe una telefonata risalente al 19 gennaio 2016 tra Romeo e Italo Bocchino, ex parlamentare di AN, che secondo gli investigatori sarebbe più di un semplice consulente alle dipendenze di Romeo, bensì un soggetto che interviene nelle dinamiche che sottendono il perseguimento di finalità ed obiettivi imprenditoriali con modalità illecite. Il giorno di quella telefonata Enrico Trombetta, amministratore delegato della società di Romeo, si trovava proprio a Palermo per discutere dei procedimenti relativi alla gara. Romeo e Bocchino parlarono di quelle informazioni acquisite da Dario Colombo, vecchio responsabile del procedimento per l'aggiudicazione dell'appalto, solo che quest'ultimo intanto passò ad altro incarico mandando all'aria i piani. Bocchino temeva il peggio, bisognava puntare ad un nuovo appoggio. L'unico problema che abbiamo, hanno detto i due interlocutori durante la telefonata, è il RUP, un uomo di Schifani. Bocchino e Romeo parlarono poi di quelle coperture nella magistratura amministrativa palermitana, utile nel caso in cui fosse nato un contenzioso, alludendo ad Antonino Lopresti, consigliere di Stato. Sulla gara sono in corso gli accertamenti dei PM napoletani per capire se quelle di Bocchino e Romeo siano state chiacchiere senza alcuna rilevanza penale. E ci spostiamo a Catania. Viaggiava a bordo del suo scooter quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro una Smart all'incrocio tra via del Bosco e via De Logu a Catania. A perdere la vita è Domenico Crisafulli, di 25 anni, strazianti le parole del padre Pietro, che già nel 2013 aveva visto morire suo fratello Salvatore, rimasto paralizzato dopo un tragico incidente e con il quale aveva fondato la Onlus Sicilia a Risvegli. Vederlo in strada, disteso a terra, ucciso da un'auto, è la cosa più straziante che possa esistere, ha scritto Crisafulli su Facebook. Voglio morire, non ce la faccio più, Dio dove sei? Domenico, conosciuto da tutti come Mimmo, lascia due bambini piccoli e la compagna Oriana. E ci fermiamo giusto qualche secondo al nostro rientro in studio, tutte le ultimissime sullo scandalo disabili. CTS Play, la prima app delle TV siciliane. Facile e gratuita. Guarda i nostri canali quando e dove vuoi. CTS Play è l'app per vedere le dirette o rivedere i tuoi programmi preferiti. Con CTS Play scopri la grande offerta delle produzioni in onda su CTS Canale 90, Tele Ionica Canale 18 e 74, Tele Sicilia Canale 195 e Tele Sicilia Color R8 Canale 285. 9 canali in chiaro, da seguire quando e dove vuoi. Scarica la nuova applicazione CTS Play o vai su ctsplay.it o ctsnotizie.it. CTS, con te, sempre. La Spera Costruzioni è specializzata nella progettazione, costruzione e ristrutturazione di opere civili e industriali, con oltre 20 anni di attività, sempre al passo con le innovazioni ed evoluzioni del mercato, con attrezzature d'avanguardia e staff tecnico altamente qualificato. Accetta permute e diverse forme di finanziamento, mantenendo sempre alta la qualità delle sue prestazioni. Spera Costruzioni, via Leondo Forni 36, Palermo. www.speracostruzionispa.it. Salve a tutti, eccoci di nuovo qua insieme in diretta da questo studio meraviglioso, e avete già visto quanto sia ricco, perché oggi tantissime cose carine, belle per tutte voi che già ci conoscete, che ci seguite da tanto. Ma voglio salutare in modo particolare anche le signore che hanno cominciato a telefonarci e naturalmente a interessarsi ai nostri prodotti, quindi saluto.
my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. Trejoli, abbigliamento e giocattoli per neonati e bambini. A Palermo, in via Gaetano Daita 14. Tennis Club Valleiato. Scuola tennis per bambini e adulti tenuta da maestri federali. Diventa anche tu socio del circolo. Troverai cortesia e professionalità. Tennis Club Valleiato, il circoletto. A Partinico, in contrada Timpanella. Rieccoci in studio, lascia la cabina di regia affidatagli dal governatore Crocetta perché a circa due settimane dall'incarico ricevuto nulla si è mosso. Giovanni Cupidi, il 38enne disabile di Misilmeri, torna in prima linea accanto ai suoi compagni contro un organismo che non ha a cuore chi soffre di disabilità gravi. Sentiamo. Ad oggi nulla si è mosso. Inizia così la lettera in cui Giovanni Cupidi, 38enne di Misilmeri, paralizzato dal collo in giù, rinuncia all'incarico affidatogli dal governatore Crocetta all'interno della cabina di regia, la task force dalla quale la regione dovrebbe coordinare tutti gli interventi relativi al caso disabili. In 15 giorni, si legge, non ho ricevuto nessun invito a partecipare, ma solo la notifica dell'avvenuta istituzione della cabina di regia senza alcuna data d'inizio dei lavori. Nonostante ciò, spiega Cupidi, la giunta regionale ha approvato in questi giorni una delibera che stanzia 36 milioni di euro, senza alcun confronto con la nascente cabina di regia da me condivisa. Più volte in prima fila per la lotta sui diritti dei disabili, Cupidi contesta anche l'idea di utilizzare come operatori per l'assistenza domiciliare personale senza alcuna preparazione specifica, ponendo di fatto, si legge, la nostra vita e la nostra salute in mano a gente incompetente e inesperta. Ritengo doveroso, conclude così la lettera il 38enne, lasciare qualunque tipo di incarico per non avvallare le folli decisioni di chi non ha assolutamente a cuore il destino delle persone con disabilità. Insieme ai miei compagni torno ad attendere la scadenza del mese, data promessa per la risoluzione definitiva della questione. E cambiamo argomento. Crolli e strade invase da alberi, caduti a Palermo e interruzione dei collegamenti da e per le isole minori. Questi gli effetti dell'ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore sulla Sicilia settentrionale. Ascoltiamo il servizio di Marco Pergolizzi. Raffiche di vento e mari in burrasca. La Sicilia si è svegliata sotto una nuova forte ondata di maltempo. Già a partire da questa mattina, gran parte dei collegamenti verso le isole Egadi sono stati cancellati e peggio è andata sul versante messinese, dove la totalità dei collegamenti da e per le Eolie è stata annullata. I danni del maltempo non si sono fatti attendere nemmeno a Palermo e il suo Interland, dove già dalla tarda serata di ieri i centralini del comando dei vigili del fuoco sono stati presi d'assalto da parte di numerosi cittadini a causa di alberi spezzati e cartelloni divelti che hanno ostruito diverse strade della città. I quartieri più colpiti sono in queste ore San Lorenzo, Tommaso Natale e la borgata marinaria di Sferracavallo. Ai cantieri culturali della Zisa, un ponteggio ha ceduto a causa del forte vento, che ha anche scoperchiato il tetto in lamiera di un capannone in via la Regione Siciliana all'altezza del Civico 42. A Carini, il circo Svezia, tanto discusso per la vicenda della fuga della tigre Oscar, è stato letteralmente spazzato via dalle forti raffiche di vento che hanno squarciato alcuni tendoni. Intanto il Centro Nazionale di Rilevazione Meteorologica dell'Aeronautica Militare di Pratica di Mare ha emesso un bollettino classificando la pericolosità della perturbazione con bollino arancione. Fenomeni intensi a carattere temporalesco sono previsti per tutta la giornata di oggi, soprattutto nel versante occidentale dell'isola e a Palermo, accompagnati da un moto ondoso che in alcune aree raggiungerà i 5 metri di altezza. L'Aeronautica Militare raccomanda massima prudenza fino alla serata di domani, quando i fenomeni cominceranno ad attenuarsi.
Presentata questa mattina all'Istituto Gramsci e ai cantieri culturali della ZISA a Palermo, la lista Sinistra Comune in vista delle amministrative nel capoluogo siciliano. La sinistra cittadina alle prossime elezioni appoggerà la nuova candidatura a sindaco di Leoluca Orlando. A prendere parte alla presentazione Luigi Carollo, tra gli ideatori del Palermo Pride e militante per i diritti civili, Alessandra Sciurba, ricercatrice universitaria, Tommaso Mazzara, dirigente ARCI, e Bijun Zinzi, Iran, dirigente della CGL. Vediamo. Una lista che ha vissuto l'esperienza di cambiamento di questa città e che intende dare ancora il contributo per rafforzarla, una città che sta dimostrando grande attenzione ai temi della solidarietà, ai temi dell'accoglienza e al tempo stesso anche della gestione pubblica dei servizi essenziali per questa città. È un'ulteriore conferma del buon lavoro fatto, del tanto lavoro ancora da fare. E cambiamo ancora una volta argomento. La potente penna del premio Nobel Wole Soyinka arriva a Palermo per testimoniare la rotta dei migranti al contrario. Un viaggio che parte proprio dal capoluogo per andare a ritroso. Il progetto si inserisce, in vista del 2018, nell'ambito di Palermo, capitale italiana della cultura. Gaia Di Giorgio. Non solo capitale dei giovani e della cultura, Palermo si conferma sempre più capitale del Mediterraneo, luogo di dialogo e arricchimento tra le culture. Il progetto, in vista del 2018, si chiama The Grand Voyage, African Dispersal and Reclamation, a cui sta lavorando Wole Soyinka, premio Nobel e cittadino onorario che ha partecipato ad uno dei colloqui della Biennale Arcipelago Mediterraneo, insieme ad Awam Amka, curatore accademico della New York University, Ellen Toscano, direttrice esecutiva della New York University Florence, e la docente e traduttrice Alessandra Di Maio. L'idea è di una grande città galleggiante, una nave di culture e di artisti che, partendo proprio da Palermo, attraversi il Mediterraneo, ripercorrendo a ritroso la via dei migranti. Lo scrittore, una delle voci più potenti e impegnate d'Africa, è stato accolto dal sindaco Leoluca Orlando e dall'assessore alla cultura Andrea Cusumano. Un appello perché si riconosca il contributo della grande nazione africana. Siamo legati alla Sicilia, riferito, che ha dato sepoltura ai nigeriani morti in mare, dimostrando un grande rispetto per chi affronta un percorso spesso di morte. Per questo il nostro viaggio di ritorno partirà proprio da Palermo. La sua ferma presa di posizione contro la dittatura militare gli è costata una condanna a morte che lo ha costretto per anni all'esilio. Soyinka ha continuato la sua attività di difensore dei diritti umani, come testimonia la raccolta di poesie Migrazioni Migration, da lui ideata e curata con Alessandro Di Maio, i cui maggiori poeti nigeriani e italiani esprimono versi sui rapporti tra l'Africa, l'Italia e il Mediterraneo. Ci fermiamo giusto qualche altro secondo al nostro rientro in studio. Parleremo della presentazione del nuovo presidente del Palermo Calcio, avvenuta questa mattina. La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN, agenzia accreditata dal Comune di Palermo. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, carichi pendenti, certificati fallimentari, certificati catastali, servizio notifiche, visure camerali, richieste e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria e articoli da regalo, forniture per studi legali e uffici amministrativi. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18, accanto al tribunale.
Centro Batterie Marmitte Chiavetta, sconti del 50% su marmitte con installazione gratuita e offerte vantaggiose su batterie di tutte le marche per moto e imbarcazioni. Batteria 50 A con garanzia a 25 euro, da 65 A 45 euro, da 80 A 51 euro. 4 litri d'olio, 10 W40, filtro olio, filtro aria, tutto a 50 euro, sostituzione inclusa. Centro Batterie Marmitte Chiavetta, rivendita autoricambi, officina meccanica, effetto a cambio olio, sostituzione pastiglie freni e ammortizzatori a vista. Consegna a domicilio e orario continuato. Centro Batterie Marmitte Chiavetta, il massimo per la tua auto, in via Galileo Galilei 94 a Palermo. Il tatto, l'olfatto, l'udito, la vista, il sapore, sensazioni che provi solo da Naif. Ristorante Naif, a Palermo, in via Vannantò 21. Naif, gustose tentazioni. Rieccoci in studio, come promesso apriamo la pagina dello sport con il calcio. Giornata storica per l'ultracentennale vita del Palermo Calcio. Questa mattina allo stadio Renzo Barbera Maurizio Zamparini ha presentato alla stampa e alla tifoseria il neo presidente Paul Baccaglini. Stadio e centro sportivo, i punti cardine del nuovo progetto societario. Ce ne parla Lorenzo Anfuso. Il vecchio è il nuovo, il passato è il futuro. È cominciata con il più classico dei passaggi di consegna, la nuova era di Paul Baccaglini alla guida del Palermo Calcio. La stretta di mano con Maurizio Zamparini, che sancisce così la fine dei 15 anni di presidenza del patron friulano. Italiano corretto e dialettica lenta ma fluida nel tentativo di rendere semplice la comprensione di termini come asset, due diligence e financial advisor. Stadio e centro sportivo, le chiavi di tutta la trattativa del progetto che il fondo che Baccaglini rappresenta intende portare avanti a Palermo. Dovrei mettere un turbante per dire metteremo 100 milioni per la campagna acquisti, ma non è quello che vogliamo fare. Quello che noi vogliamo portare qui a Palermo è forse una mentalità americana nel modo di gestire una squadra un po' più come un'azienda. Il progetto stadio, per parlare del progetto centro sportivo, e se abbiamo i permessi, noi siamo pronti per cominciare. Nessuna cifra, nessun tipo di indicazione sulla disponibilità economica del fondo che da fine aprile entrerà a tutti gli effetti in possesso del club di Viale del Fante. Questa fiducia e questo rispetto di cui parlavo precedentemente, secondo me la riuscirò a conquistare mettendoci la faccia. Un presidente alternativo, non canonico e fuori dagli schemi, come si è autodefinito, biasimato ieri per tutta la giornata riguardo al suo colorito passato, di cui però resta orgoglioso. Per quel che riguarda il mio passato, io lo porto orgoglioso come uno dei miei tatuaggi. Io credo che sia fondamentale vivere appieno ogni tappa della propria vita. A 20 anni avevo voglia di mettermi a petto nudo e divertirmi. In inglese c'è il termine reasonable doubt, no? Il legittimo sospetto, non so come si traduca in italiano. Io chiedo solo di avere un'opportunità. Si possono costruire cose molto belle. Ci vuole pazienza, ci vuole coerenza, ma se si applicano questi due parametri, e anche con un po' di fortuna che fa sempre parte della vita, why not? E con lo sport è tutto, siamo in chiusura. Prima però vi ricordiamo che potete inviarci le vostre segnalazioni alla pagina Facebook CTS Compagnia Televisiva Siciliana o all'email cts@redazione@libero.it. Inoltre questa edizione la ritrovate sul nostro portale ctsnotizie.it. Adesso vi lasciamo al meteo, grazie per averci seguito e arrivederci. Amici Trebimeteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, che a livello europeo vedrà ancora l'anticiclone delle Azzorre confinato sull'Europa occidentale. Le perturbazioni si muovono di conseguenza alle alte latitudini, ma attenzione anche a questo centro di bassa pressione sul Mediterraneo centro-orientale che si fa sentire sull'Italia. E così da noi ancora dovremo mettere in conto parecchie nuvole nelle regioni meridionali, un sistema nuvoloso lambisce anche l'arco alpino ma senza grandi conseguenze.
come precipitazioni, acquazzoni e piovaschi sono ancora attesi nelle regioni meridionali, localmente anche intensi, si allontaneranno a fine giornata. E così più in dettaglio ci attende una giornata nel complesso bella al centro-nord con ampie zone di sereno, invece dicevamo tempo variabile al sud, ma come temperature in tutta Italia valori ormai piacevoli. Con questo è tutto, per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com.